Buongiorno amici di Fanner e benvenuti al circolo sportivo Tor di Quinto, dove stanno per scendere in campo la Luis e l'Atletico San Basilio per una sfida valida per la settima giornata del campionato di prima categoria, girone D. Entrambe le squadre sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta subita nell'ultima giornata. A breve il fischio d'inizio dell'arbitro. Passiamo intanto alla lettura delle formazioni. La Luis schiera numero 1 Vescio, Rotondi, Baldini, Cuppone, Vilmercati, Gianandrea, Paparo, Ficchi, Arena, Mottola e Agostino. Il San Basilio a sua volta può contare su Pazzaglini, Rossi, Amadè, Valenzi, Ciotoli, Bernabei, Tolli, Di Tommaso, Maggioli, De Palma e Righi. Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro e sarà il San Basilio a gestire il primo possesso della partita. In maglietta bianca la squadra ospite attaccherà da destra a sinistra, mentre la squadra di casa attaccherà da sinistra a destra in tenuta rosso-blu. Bernabei in possesso del pallone. Allarga subito sulla sinistra per il proprio compagno di squadra che appoggia al numero 3 che prova a imbucare centralmente, ma è attenta alla difesa della Luis a respingere. Altro colpo di testa. Guadagna una rimessa laterale da Luis. Pallone viene giocato all'indietro dal numero 5 Vilmercati, che appoggia il centrale di difesa che scarica il suo compagno di squadra che ha qualche difficoltà nello stop. Va al lancio lungo a cercare esterno sinistro che rientra verso il centro e decide di cambiare nuovamente il gioco dalle parti di Paparo, che viene però anticipato. Può ripartire il contropiede del San Basilio che appoggia ad Amade. Amade appoggia proprio attaccante il numero 7 che restituisce ad Amade, ma è molto attento il numero 5 a fermare tutto. Agostino appoggiato a Ficchi che cambia gioco sulla sinistra. Bando da Mottola che prova a mettere in mezzo, il passaggio viene respinto. C'è un rimpallo, il pallone finisce tra i piedi del centrale di difesa del San Basilio che esce palla al piede e scarica centralmente al numero 7 che viene fermato però regolarmente, si riprenderà quindi con un'azione ancora una volta per la Luis. Che con un giro palla nelle zone difensive fa arrivare il pallone sulla destra. Vilmercati scarica all'indietro. Ancora una volta il gioco a due tra i due centrali di difesa. Il pallone giunge sul lato di sinistra prima di passare al centro. Cambia ancora il gioco sul lato di sinistra. Viene servito in profondità. Esterno sempre a sinistra che sulla linea di calcio d'angolo prova a rientrare con il destro. Mette un buon pallone in mezzo. Colpo di testa subito fuori di poco. Ottima azione conclusa dal numero 11 Agostino che però non è riuscito a trovare il gol. Batte corto Pazzaglini per Bernabei, che serve centralmente il numero 10 De Palma, Righi, Ciotoli, serve sull'audi destra, il proprio compagno anticipato brillantemente dal terzino sinistra della Luis. Gioco a due a metà campo e la palla riesce a giungere in qualche modo sulla fascia destra. Ancora una volta la difesa della Luis si attenta e intercetta il passaggio. Si prova a far vedere il San Basilio con un'azione personale.
Bernabei con il destro rientra, scarica ancora sulla fascia destra per il numero 2 Rossi, che se ne va bene, cerca di sfruttare un triangolo, ma il passaggio di ritorno di Di Tommaso è leggermente troppo lungo, si riprenderà con una rimessa dal fondo per Vescio. Vescio appoggia sulla sua destra, ancora Vescio che appoggia al terzino sinistro, che porta avanti il pallone, prende tutto lo spazio a sua disposizione. Questa volta la palla scorre centralmente, ma attenzione, la perde il giocatore della Luis, che riesce a metterci una pezza servendo il numero 20 Gian Andrea, ma è stato commesso un fallo in precedenza, quindi si riprenderà con una punizione in favore della squadra ospite. Pronto a battere il numero 4 Valenzi, che prova il tiro respinto dalla barriera. Può ripartire il contropiede della Luis, che però non effettua una transizione offensiva abbastanza veloce. Prova comunque il lancio lungo. Il centrocampista della Luis, anticipato dai difensori del San Basilio, che appoggiano con tranquillità al portiere, che può ricominciare sulla fascia destra. Giro palla centrale. È servito il numero 10 De Palma, che scarica all'indietro per il proprio compagno di squadra, che lancia lungo. Buona trama del San Basilio, che arriva nella metà campo offensiva cercando di sfruttare le vie centrali. Attenzione, buon intervento del difensore della Luis, che manda in fallo laterale. Tutta la rimessa laterale vicina, corta, ma Valenzi viene anticipato, poi ripartire a Luis. Ottima la pressione del San Basilio, che conquista palla di nuovo nella metà campo offensiva e guadagna un'altra rimessa laterale in zona d'attacco. Si va a vedere il numero 9 Maggioli, che stoppa il pallone, la scarica dietro al limite dell'area. Buon momento del San Basilio, che sta mettendo pressione alla squadra di casa. Maggioli sbaglia lo stop, si riprenderà con una rimessa da fondo campo per Vescio. Vescio andrà al lancio lungo, perché i suoi compagni sono saliti. Con il destro arriva il lancio e si ferma un po' prima della metà campo e viene intercettato dal San Basilio. De Palma di sinistro scarica per il numero 3 Amade, che va centralmente di nuovo da De Palma, che stoppa e perde il pallone. Può ripartire adesso la Luis con il numero 11 Agostino, che sbaglia per il passaggio centrale, intercettato da De Palma, che va di nuovo centralmente. Il pallone finisce tra i piedi di Bernabei. Prima c'è stato un fallo commesso sul numero 9 Maggioli. Di Tommaso. Buon gioco di numero 7 Tolli, che poi scarica sulla destra, ma il passaggio orizzontale è sbagliato e viene intercettato dal centrocampista della Luis, che può provare a ripartire in contropiede. Pallone finisce tra i piedi di Agostino, che se ne va con sulla destra. Attenzione, se ne va ancora, prova il tiro, è troppo piano il tiro, quindi intercetta senza problemi Pazzaglini. Sì.
De Palma si fa vedere e scarica di nuovo al proprio centrale Di Tommaso. Passaggio centrale sbagliato, poi ripartire il contropiede della Luis, scucchiaiata sulla sinistra per il numero 11 Agostino, che prova il tiro, bella parata del portiere, si riprenderà con un calcio d'angolo in favore della Luis. Primo calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Colpo di testa bloccato facilmente da Pazzaglini, che va subito a rilancio. Molto buono l'intervento del difensore centrale della Luis, che scarica sulla stessa verticale al numero 5 Vilmercati, che se ne va con un bel pallonetto, la mette alta in mezzo, respinta dalla difesa del San Basilio. Ancora Vilmercati di testa, può ripartire adesso il San Basilio con De Palma, che va sulla destra dal proprio compagno di squadra, e con calma prova a lanciare avanti, ma il passaggio è errato. Può ripartire ancora la Luis. Sulla fascia sinistra si sviluppa il gioco dei rossoblù, che devono adesso tornare dal portiere con un passaggio un po' rischioso. Infatti Vescio in difficoltà, alza a campanile. Passaggio intercettato al giocatore del San Basilio, contropiede della squadra ospite, che lancia in porta il numero 7, che riesce a stoppare il pallone, se ne va sulla fascia sinistra, cross in mezzo, Vescio rimedia il proprio errore, da cui è scaturito il contropiede del San Basilio. Non vedi il necessario? Quando sta qua? Marta presa in quadratura. Non dire, fai tu. Rimani in quadratura. Amade restituisce palla alla squadra di casa, che potrà ripartire con Gian Andrea, che è di destro, prova a giocare sull'out di sinistra, viene restituito il pallone. Vilmercati riceve e prova a lanciare lungo di esterno destro per l'inserimento del numero 11 Agostino, che viene però fermato dalla difesa del San Basilio. Vilmercati, il capitano, numero 4, Cuppone, che perde il pallone. Buon intervento del numero 9 Maggioli, che serve il proprio attaccante, che prova a girarsi. Attenzione, passaggio in profondità efficace, che arriva a destinazione, e l'arbitro infatti fischia un fallo per un gioco pericoloso del difensore della Luis. Siamo vicini al decimo minuto di gioco, buona occasione per il San Basilio, che prova il tiro, che però arriva stoppato tra le mani di Vescio. Lancio lungo della Luis, troppo corto però, con De Palma che se la cava, ma sbaglia poi la verticalizzazione. Cambio di gioco a cercare il proprio esterno di destra, che va verticalmente dal numero 8 Ficchi, che la mette in mezzo bene per Agostini. Attenzione, il pallone arriva dietro, buona conclusione, ma
è imprecisa, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il San Basilio. Guarda sempre quello che fai, non ti fissare fuori. Pazzallini va al lancio con il destro, troppo corto e viene intercettato dal numero 8 Ficchi. Attenzione Mottola in possesso del pallone, prova a girarsi, scarica sulla sinistra. Pallone ancora indietro, intercettato dai giocatori del San Basilio che ripartono in contropiede. Si fa vedere De Palma che riceve il pallone e restituisce al giocatore che ha battuto la rimessa laterale. Cross in mezzo intercettato dal centrale di difesa della Luis che va a lancio lungo. Nuovamente oltre la linea laterale. Rossi prova a cambiare gioco ma viene fermato con un fallo. Si riprenderà ancora con una punizione per la squadra ospite. Compagna piano quando crossa. Rossi la mette in mezzo di destro, pallone respinto, in uscita la Luis spazza ancora una volta a cercare il proprio esterno d'attacco che viene però fermato senza troppi problemi dal numero 5 Ciotoli che rilancia a lungo. De Palma. Bernabei di esterno prova il passaggio centrale intercettato molto bene, attenzione se ne va molto bene l'attaccante da Luis e sull'uscita del portiere commette fallo, si riprenderà con una punizione in favore del San Basilio. È stato espulso il portiere Pazzallini. In salita adesso la partita del San Basilio che rimarrà in 10 per più di 70 minuti. Viene anche ammonito il numero 9 Arena per l'intervento precedente all'espulsione di Pazzallini. È costretto quindi ad uscire il numero 3 Amade per far spazio
Al numero 12, Valente. Lancio lungo del San Basilio, che dovrà far fronte a questa difficoltà dell'uomo in meno. Lancio lungo adesso della squadra ospite. Interviene molto bene Gian Andrea De Palma. Righi. Buono scambio centrale per il proprio compagno di squadra, che si gira e va sulla fascia sinistra. Ancora da Righi, che lancia lungo con il sinistro, che viene però fermato il numero 9 Maggioli con un fallo da dietro del terzino destro della Luis. Di Tommaso tocca corto, viene servito con l'esterno Bernabei, che lancia lungo. Fallo del numero 9 Maggioli. Questa volta la punizione sarà in favore della squadra di casa. Ficchi. Paparo appoggia dietro. Prova il cambio di gioco la Luis a trovare bene Mottola, che stoppa e serve la corrente terzino. Può ragionare adesso la Luis nella metà campo offensiva. Arriva da Gian Andrea, che scarica sulla destra per il numero 5, Vilmercati, che porta avanti il pallone e serve. Agostino, Paparo prova la scucchiaiata, viene intercettata dalla difesa del San Basilio, che può andare o provare almeno a partire in contropiede. Esce bene Di Tommaso, che viene però raddoppiato, e Cuppone ci mette una pezza facendo ripartire l'azione della Luis. Vilmercati scarica dietro. Di prima il pallone finisce sull'out di sinistra per Rotondi, che porta avanti il pallone. Agostino. Vilmercati prova a cambiare gioco sulla sinistra, a trovare il proprio compagno di squadra. Lo trova molto bene. Il pallone viene messo dietro, troppo dietro. Ci arriva comunque Paparo, che vince un contrasto. Serve Vilmercati, il pallone ancora al limite dell'area, arriva il tiro respinto, ma ancora con il sinistro prova la conclusione, fuori di poco. Primo pallone toccato da Valente, che allarga sulla destra. Righi non sa che cosa fare con il pallone, alla fine decide di portarlo avanti lui stesso prima di servire il numero 10 Di Palma, che di esterno riesce ad andare dopo un rimpallo dal numero 4 Valenzi, che lancia lungo, ma il pallone viene intercettato da Luis. Pallone torna tra i piedi di Valente, che è costretto al lancio lungo con il destro di prima nella terra di nessuno. Può intervenire con calma il giocatore della Luis, Vilmercati, che se ne va molto bene sulla fascia destra. Buona progressione di Vilmercati, che poi prova un ultimo dribbling prima di essere fermato dal San Basilio. De Palma centralmente riesce ad andare sulla fascia destra il San Basilio, uscendo dalla pressione della Luis. Di Palma provato il lancio lungo, ma Maggioli non ha capito le intenzioni del compagno ed è restato fermo. Gian Andrea. Paparo con il destro, molto spazio a disposizione, lo prende tutto. Serve Agostino, che cerca il numero 5 Vilmercati, che salta l'uomo, cross in mezzo, attenzione, la palla si alza sul secondo palo, non riesce a tenerla in campo Arena. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per il San Basilio. Righi
Di Palma si fa vedere ma non viene servito, costretto al lancio Righi ma viene intercettato da Paparo che scambia con Fichì che preferisce ricominciare dalla difesa. Pallone finisce da Rotondi sulla sinistra. Adesso arriva per vie centrali. Al centrocampista era Luis che sbaglia lo stop e poi ripartire San Basilio. De Palma lancia lungo per l'inserimento del numero 11. Il passaggio quasi sbagliato, rischia il portiere con lo stop ma se la cava bene servendo il proprio difensore. C'è palla centralmente Cupponi in verticale da Agostino che ha un po' di spazio a disposizione, lo prende tutto e lancia Arena che stoppa di petto forse aiutandosi con il braccio, quindi si riprenderà con una punizione quindi San Basilio. Righi Bernabei prova la verticalizzazione ma è anticipato il giocatore del San Basilio che ora scambia centralmente cercando di far scorrere il tempo. Righi ancora con il destro, Bernabei va da proprio terzino che è in difficoltà, pressato Valenzi costretto a lanciare lungo ma ne esce bene il San Basilio. Adesso verso il centro perde il pallone, attenzione, prova la conclusione da molto lontano in due tempi, blocca Valente. De Palma si gira, serve proprio compagno sulla corsia di destra, prova ad andare centralmente San Basilio che arriva il pallone tra i piedi di Ciotoli che ha un pochino di spazio a disposizione ma preferisce tornare da De Palma che va verticalmente dal numero 11 che vince un rimpallo ma il pallone finisce tra le braccia di Vescio che può allargare con le mani sulla destra da Paparo che porta avanti il pallone, aspetta la sovrapposizione di Vilmercati poi preferisce cambiare gioco su Gianandrea. Audi sinistra adesso sfruttato dalla Luis con il passaggio centrale cercano Arena che non arriva di poco sul pallone. Valente, Bernabei, De Palma, Maggioli. Non vengono capite le intenzioni del numero 9 che sbaglia il passaggio e poi ripartire ancora una volta la Luis che prova a mettere pressione al San Basilio sfruttando la superiorità numerica. Gianandrea, Vilmercati. Centralmente per Agostino che stoppa, si gira col destro. Ritorna da Fichì. Agostino. Buona progressione di Vilmercati che però perde il pallone. Può ripartire De Palma con un tunnel. Ci mette una pezza il numero 20 Gianandrea che spazza. Il pallone finisce tra le braccia di Valente. Righi. Va al lancio lungo. Toccato appena da Maggioli, non abbastanza per rendersi pericoloso. Può intervenire Gianandrea che torna da Vescio con un retropassaggio ancora una volta rischioso. Vescio stoppa questa volta con tranquillità e va al lancio lungo. Sballato, rimessa laterale per il San Basilio. Lancio lungo per Maggioli che prova a staccare di testa. Il pallone finisce tra i piedi di Valenzi che prova la conclusione troppo alta. Cupone stoppa palla e si gira e va ancora sulla sinistra da Rotondi che preferisce ritornare per vie centrali. Gianandrea, Rotondi,
Cupponi prova il lancio di prima per il numero 3, che però viene anticipato dall'uscita sicura di Valente. Che appoggia vicino a Bernabei, che preferisce andare sulla destra. Valenzi prolunga con il destro e guadagna una rimessa laterale. Valenzi lascia la battuta al proprio compagno di squadra e si propone poco più avanti. Si fa vedere adesso sulla fascia destra il San Basilio. Prova ad andarsene con un dribbling. Il giocatore del San Basilio guadagna un'altra rimessa laterale, questa volta in zona offensiva. Molto attivo Maggioli in questo inizio di primo tempo. Rimessa laterale messa in mezzo. Altro calcio d'angolo guadagnato dal San Basilio, che nonostante l'inferiorità numerica non sta rischiando nulla. Si incarica della battuta De Palma, che alza il braccio per chiamare una schema, la mette dietro per Rossi, che di prima cross in mezzo sul secondo palo. Attenzione, da solo il giocatore della San Basilio, che però viene anticipato dall'uscita del portiere. Si riprenderà comunque con un calcio di punizione, perché è stato fischiato un fuorigioco del San Basilio. Paparo porta avanti il pallone e va verticalmente sulla destra dal proprio compagno di squadra, che scivola e non riesce a raggiungere la sfera. De Palma si fa vedere a tutto campo. De Palma allarga con calma dal numero 6 Bernabei, che si guarda intorno, rischia di perdere il pallone sulla pressione avversaria, quindi è costretto a tornare dal numero 10 De Palma, che con una svirgolata manda il pallone in fallo laterale. Anzi, ancora no, il pallone è tenuto in gioco. Baldini. Ficchi ha un pochino di spazio, serve centralmente Arena. È anticipato però l'attaccante centrale della Luis. C'è un rimpallo, attenzione. L'arbitro fischia un calcio di punizione in favore della squadra ospite. Siamo vicini alla mezz'ora di gioco, il punteggio è ancora inchiodato sul risultato di 0-0. Lancio del terzino destro a cercare Maggioli, che anticipa il difensore della Luis. Pallone finisce ancora per Maggioli, che stoppa bene, si gira sulla destra, Maggioli va sul fondo, Maggioli la prova a mettere in mezzo, ma Gian Andrea è attento, intercetta il passaggio, l'alza e prova a lanciare lungo. Il passaggio però è sbagliato, finisce tra i piedi di Rossi, che va ancora in mezzo, ma attenta alla difesa della Luis, che ora può ripartire con un po' di spazio con Cuppone, che allarga bene sulla destra da Paparo, che ha molto spazio a disposizione. Serve verticalmente il numero 11 Agostino, che rientra sul destro, prova ad andarsene sulla fascia, viene contenuto però dal difensore del San Basilio, che riesce a limitare i danni. Ficchi torna da Agostino sulla fascia destra. Agostino doppio passo, prova ad andarsene ma non riesce a saltare il difensore del San Basilio. De Palma prova a lanciare il numero 7, Tolli, ma esce Vescio molto lontana dalla sua porta, salvando probabilmente un'azione molto pericolosa. Battuta velocemente la rimessa per Di Tommaso. Torna da De Palma. Valenzi, De Palma. Per Maggioli, che prova l'imbucata a cercare il numero 5, ma la palla è leggermente troppo lunga. Sarà rimessa dal fondo per la Luis. Gian Andrea. Pallone arriva a rotondi sulla sinistra. Si sviluppa l'azione sulla sinistra della squadra di casa,
che cerca sfruttare la superiorità numerica dando ampiezza al gioco. Baldini centralmente trova Vilmercati. Vilmercati cambia gioco sulla destra per Paparo, che preferisce tornare indietro. D'Agostino, che con l'esterno serve il suo compagno. Altro intervento del giocatore della lui, del giocatore del San Basilio. Quando esce la palla da inquadratura, recupera velocemente. Vescio, Gian Andrea. Rotondi porta il pallone avanti. Preferisce poi tornare indietro dal proprio compagno di squadra. Viene servito ancora sulla sinistra un giocatore della Luis. Scambio a metà campo. Pallone prova a circolare veloce con il numero 11 Agostino, che subisce fallo e si riprenderà con un calcio di punizione per la squadra in maglia rossa. Se fissi troppo cercate di capire come si chiama e dopo te ti concentri sulla riprese. Cambia gioco Cupponi, cercando bene Vilmercati, lo trova Vilmercati con spazio, prova ad andare con il destro rasoterra, respinto dalla difesa. Prova a ripartire San Basilio, ma Cupponi attento, prova a allargare su Paparo, il passaggio è sbagliato. Ciotoli stoppa il pallone, prova ad andarsene, ma Paparo recupera la palla che aveva perso. Cupponi ricomincia da dietro per Vilmercati, che serve Gian Andrea, che allarga sulla sinistra. Pallone arriva tra i piedi di Ficchi, che con una buona finta se ne va. Viene servito adesso sulla destra Paparo, che vuole mettere in mezzo, il pallone viene respinto forse con la mano, ma l'arbitro assegna solamente un calcio d'angolo. Sì, no, solamente una rimessa laterale. Paparo la mette dietro a Vilmercati, che guarda in mezzo e crossa. Cercare il proprio compagno di squadra, prova la rovesciata, non viene toccato il pallone, ci arriva comunque Baldini, che batterà una rimessa laterale. Baldini, Rotondi. Ficchi, Vilmercati, Paparo, ancora con spazio sulla fascia destra, Paparo la restituisce a Vilmercati, che prova a crossare in mezzo, il pallone si alza, respinto dal difensore centrale Bernabei. De Palma ci arriva ma non riesce a stoppare. Gioco pericoloso, fischiato per il fallo commesso da Vilmercati, che ha alzato troppo la gamba. Si riprenderà con una punizione in favore dei bianchi. Di Tommaso, attenzione, il passaggio orizzontale sbagliato, può ripartire l'attaccante da Luis, che viene trattenuto, ma l'arbitro non fischia, lascia andare. Si riprenderà ancora con un'azione per il San Basilio, che prova a ripartire in contropiede. Valenzi anticipato però dal difensore della Luis, la palla esce oltre l'out di destra, rimessa laterale per la squadra ospite, battuta lunga. Baldini alza il pallone a campanile verso il centro per Cupponi, che stoppa sbagliando De Palma. Maggioli prova il colpo di tacco, anche questo sbagliato. Si gira bene Agostino, che fa ripartire l'azione da lui. Scambio di gioco, servire Paparo, ma l'arbitro aveva concesso la regola del vantaggio, quindi una volta sbagliato il passaggio fischia, si riprenderà con una punizione in favore della Luis. Cartellino rosso. No, cartellino giallo per il giocatore della Luis, il numero 2 Rotondi. Primo giallo per la squadra di casa. Cupponi, Gian Andrea, Vilmercati. Con molto spazio Vilmercati. Lo prende tutto lo spazio e prova a crossare in mezzo, la palla tesa che passa, attenzione, in mezzo all'area di rigore, l'attaccante da Luis prova a tirare, respinta della difesa che salva il risultato.
si occuperà Mottola della battuta, della battuta del calcio d'angolo. Attenzione, parte Mottola con il destro, la palla esce fuori dall'area di rigore verso Vilmercati, che con l'esterno destro prova a tirare un tiro velleitario. Si rimane sul punteggio di 0-0. Siamo vicini al 40° minuto di gioco. Valente va al lancio con il destro a cercare Maggioli, anticipato. Pallone finisce ancora una volta a Paparo, molto attivo in questo primo tempo. Prova ad andare centralmente dal numero 4 Cupponi, che sbaglia il passaggio. Recupera però Vilmercati, se ne va bene sulla fascia destra, ma se la allunga troppo sulla copertura di Ciotoli, che batterà una rimessa laterale. De Palma, il capitano, si gira e serve Maggioli, che subisce fallo. Sarà calcio di punizione per il San Basilio. De Palma con il destro, serve Di Tommaso, che va centralmente dal numero 7 Tolli, che torna da De Palma, che cambia gioco con il destro. Bella sventagliata, cercare l'inserimento del terzino. È attento l'intervento di Baldini, che però non riesce a spazzare, mandando la palla solamente in calcio d'angolo. Se ne occupa come al solito De Palma, che aspetta l'inserimento dei centrali di difesa prima di lasciare la battuta a Valenzi. Parte Valenzi con il destro, la palla si alza, è messa in mezzo, bene, attenzione, la palla scorre sul secondo palo prima dell'uscita sicura di Vescio, che però non riesce a bloccare il pallone, quindi ci sarà un altro calcio d'angolo per il San Basilio. Un'altra rimessa laterale per il San Basilio. Palla buttata in mezzo a cercare il movimento del numero 7 Tolli, che non riesce a concludere verso la porta. Vescio allarga sulla sinistra per Rotondi, che serve Baldini, che lancia lungo per il numero 10 Mottola, che stoppa il pallone con il destro, si gira, preferisce ricominciare ancora da Baldini. 40° minuto di gioco. Cambio di gioco a cercare Vilmercati, che stoppa il pallone ma viene pressato. Non si interessa il pressing, lo salta, ma sbaglia poi il passaggio. Tolli sbaglia Di Tommaso il passaggio e serve involontariamente Ficchi, che va da Agostini, che cambia gioco verso Baldini, che ha molto spazio a disposizione. Baldini prova il cross in mezzo, respinto dalla difesa. Tolli, De Palma, aiuta l'Angelo, ancora Tolli, si chiude il triangolo. Tolli porta avanti il pallone sfruttando un break centrale. Tolli allarga poi sulla destra per la corrente terzino, ancora Tolli, servito, molto presente in questa azione. Tolli prova a girarsi, fermato dalla difesa, da Baldini, che poi se ne va con un buon disimpegno prima di perdere il pallone, ma il cross in mezzo poi è sbagliato. Vescio per Paparo. Tutto lo spazio del mondo e lo prende. Bravo Angelo, bravo. Occhio, pallone torna ai difensori. Paparo ancora sulla destra, ancora con spazio. Agostino. Ficchi, Agostino. Bravo, occhio Angelo, bravo. Vilmercati cambia gioco a cercare Baldini, che la riesce a tenere in campo. Il passaggio di Baldini è sbagliato, ma non ci arriva di pochissimo Maggioli. Non può partire il contropiede del San Basilio. Di Tommaso. Baldini. Guadagna una rimessa laterale alla Luis in zona offensiva. Baldini. Serve il proprio compagno di squadra. Guarda in mezzo. Serve centralmente il numero 10 Mottola, che subisce fallo e si prenderà con una punizione per la Luis.
da buona posizione. Mottola e Vilmercati sul punto di battuta, parte poi il tiro, buona parata del portiere, la respinta, il pallone esce di poco. De Palma prova a mettere ordine ma sbaglia lo stop. Baldini ritorna dal proprio centrocampista che porta palla e cambia gioco a cercare Paparo, che stoppa bene di destro e serve immediatamente il suo compagno Vilmercati che rientra, la mette in mezzo, il tiro è sbagliato di poco, buona occasione della Luis. Arriva il lancio lungo di Rossi. I difensori della Luis non hanno difficoltà nel riconquistare il pallone. Rotondi, ancora sulla fascia sinistra, ancora da Baldini. Prova a sviluppare l'azione sulla sinistra la Luis. Se ne va molto bene il giocatore della squadra di casa che prova a mettere in mezzo e guadagna un calcio d'angolo. Se ne prende la responsabilità il numero 4, Cuppone. Cuppone con il destro la mette in mezzo, pallone finisce sul secondo palo, resta lì dopo l'uscita sbagliata del portiere, quindi Paparo prova a stoppare ma non ci riesce. Maggioli si trascina il pallone, rimessa laterale mentre arriva il duplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine del primo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Sta per ricominciare il secondo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. L'unica vera azione saliente è stata l'espulsione del portiere del San Basilio, Pazzaglini, che ha dato un buffetto ad Arena dopo un contrasto in area di rigore. Cuppone fa subito a cambiare gioco da Paparo, ma il passaggio è intercettato e ci arrivano ben due giocatori del San Basilio. Riconquista il pallone da Luis e cambia il gioco sulla sinistra da Mottola, che serve Baldini. Baldini rientra sul destro, Baldini prova a metterla sul secondo palo, il pallone è troppo lungo e non ci può arrivare nessuno. Valente lascia la battuta a Righi, che lancia lungo con il destro. Tolli di Tommaso protegge il pallone, si gira bene con il tacco e ricomincia il difensore che lancia lungo, tiro è rimpallato, quindi perde molti metri San Basilio e perde anche il pallone. La Luis guadagna un calcio d'angolo con un buon pressing. Salgono i centrali di difesa, intanto il pallone da Vilmercati giunge a Paparo che crossa in mezzo, il tiro è respinto, sarà rimessa laterale in zona d'attacco per la Luis.
se ne va bene. Ficchi prova a crossare in mezzo, arriva l'intervento del giocatore del San Basilio che serve il proprio portiere Valente, che blocca senza alcun problema, fa salire la propria squadra il San Basilio. Lancio di Valente molto alto che viene stoppato, o almeno perlomeno ci prova Maggioli. Sarà rimessa laterale per Rotondi. Serve Mottola che lancia in profondità Baldini, nel passaggio intercettato. Scambio tra De Palma e Tolli. Tolli stoppa di destra ma non riesce a riconquistare il pallone. Buono adesso il break di De Palma sulla fascia destra, vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Se ne va Maggioli, arriva il cross in mezzo, il secondo palo, Gian Andrea attento e manda in calcio d'angolo. Intanto arriva il primo cambio per la Luis, che sostituisce il numero 9 Arena, che lascia spazio al numero 18. Dai Davide! La Luis è pronta a battere il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Pallone e in mezzo, viene bloccato senza troppi problemi da Valente, che subisce anche fallo, quindi si riprenderà con una punizione per il San Basilio. Rotondi, Baldini, serve centralmente il proprio compagno di squadra nel passaggio, non arriva a destinazione. De Palma con il destro, con calma, prova a guardare i movimenti dei compagni. Allora finisce Valenzi che la mette bene in mezzo per il numero 18, che la gira perfettamente sulla sinistra ed arriva il vantaggio della squadra ospite, che con un'ottima azione, nonostante l'inferiorità numerica, passa in vantaggio a inizio secondo tempo, 1-0 per il San Basilio. Rotondi, Mottola con il destro, rientra prima di tornare centralmente da Gian Andrea, che gira con il destro verso Vilmercati. Vilmercati prova il lancio lungo a cercare l'attaccante, che colpisce di testa ma in due tempi blocca Valente. Passaggio però con le mani intercettato e guadagna una rimessa laterale in zona offensiva la Luis. Baldini, cuppone, ancora Baldini, tiro ribattuto, viene salvato dal calcio d'angolo dal difensore del San Basilio, che prova a rilanciare, l'alza ma la palla finisce nuovamente oltre la linea laterale. Gian Andrea, Vilmercati, allarga con il sinistro da Paparo, stoppa, riserve Vilmercati. Prova a servire l'inserimento al centrocampista, il passaggio errato, può ripartire San Basilio. Si riprenderà con una rimessa in gioco per la squadra in maglia bianca. De Palma, a Bernabei che è costretto al lancio lungo vista la pressione della Luis. Sbaglia lo stop il numero 8 Ficchi, di Tommaso, verticalmente dal numero 18 Puzielli. Pallone finisce sul lato di destra adesso, buona azione del San Basilio che però viene fermata da Baldini, che con un intervento manda il pallone in rimessa laterale. Rossi, di Tommaso, salta un uomo vicino alla bandierina del calcio d'angolo, serve ancora Rossi,
che prova a crossare in mezzo, il cross è respinto, ma ci arriva Puzielli, che è entrato molto bene in partita. Valenzi prova a crossare in mezzo, respinto da Baldini, calcio d'angolo per il San Basilio. Salgono i centrali di difesa del San Basilio, che vuole raddoppiare, il cross però è respinto. De Palma stoppa molto bene il pallone, con il destro si gira e subisce fallo. Arriva il fischio dell'arbitro, parte De Palma con il destro, la palla si alza troppo, molto distante dalla porta. Bescio serve Rotondi, che va da Baldini, che lancia verticalmente nella terra di nessuno, dove può intervenire senza difficoltà Bernabei. Rossi non riesce a salvare dalla rimessa, quindi sarà rimessa laterale in favore della Ruiz, che sale, alza il baricentro con Baldini. Prova ad andare in mezzo, è molto attenta alla difesa del San Basilio, che conquista un fallo e potrà ricominciare la propria azione. Siamo vicini al decimo del secondo tempo e a sorpresa il San Basilio in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Arriva il lancio lungo di Bernabei a servire De Palma, che non riesce a colpire in maniera pulita la palla di testa, ma Baldini si fa superare dalla sfera. Valenzi, Puzielli, De Palma. Altro contrasto a metà campo, questa volta De Palma ne esce vincitore, serva all'indietro Bernabei. Bernabei centralmente ancora da De Palma, che sta facendo un'ottima partita. Ha servito il numero 2 Rossi, ma Baldini attento. Rimessa laterale in zona offensiva per il San Basilio, che ha iniziato splendidamente questo secondo tempo. Rossi chiude lo scambio, Rossi con il destro. È da solo adesso, si avvicina alla bandierina del calcio d'angolo, prestato dal numero 4 Cuppone. Rossi la riesce comunque a mettere in mezzo, ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo, anzi oltre la linea laterale, sarà rimessa vicino alla bandierina per la Luis, che deve reagire se vuole raggiungere il pareggio. Baldini va a lungo con le mani, Rossi è molto attento, Gian Andrea ancora di testa. De Palma la mette giù, prova a fare ordine, ma subisce la pressione di Agostini, che recupera il pallone. Arena gira per Ficchi. Ficchi allarga sulla destra dal proprio compagno di squadra, che sale Vilmercati, rientra Vilmercati ancora, serve Cuppone, che cambia gioco sulla sinistra. La numero 8 Ficchi rientra sul destro, Ficchi la ripassa dietro a Cuppone, che prova ad andare con il sinistro. Cuppone prova il tiro, respinto, attenzione ancora il tiro della Luis, rimessa dal fondo. Varrighi, il pallone supera Puzioli, che non ci arriva, quindi può ripartire la Luis con Paparo, che verticalizza immediatamente per il proprio attaccante, che riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Parte Vilmercati, prova a servire un proprio compagno, il pallone arriva poi sul colpo di testa di un giocatore della Luis, che non riesce a mandarla dentro per il buon intervento di Valente.
all'ente lancia molto lungo, ma non riesce a recuperare palla in maniera pulita la Luis. Puzzioli guadagna una rimessa a tre, no, è in favore della Luis che con il numero 11 Agostino prova a riportarsi in avanti. Cambia gioco, Mottola, Paparo, però ne finisce sul lato di destra, arriva il cross, sarà rimessa dal fondo ancora una volta in favore di Valente. Ancora Righi, lancia lungo, Paparo interviene di testa, fa ricominciare l'azione della propria squadra. Baldini, Agostini, serve in verticale la corrente Mottola che non arriva sul pallone, rimessa dal fondo per l'Atletico San Basilio. Cambio per i padroni di casa, esce il numero 4, il capitano Cuppone. Ed entra il numero 18, Gazzo. Rilancio di Righi, proprio dalle parti di Gazzo, ne è entrato Puzzioli. La protegge, serve De Palma che lancia in profondità il numero 7, Tolli, che non riesce a vincere il contrasto con Gian Andrea che se la cava molto bene, serve Baldini. Cambia gioco Mottola sulla destra da Paparo che va sulla stessa verticale trovando il suo compagno di squadra che riesce a saltare l'uomo, no, ottimo intervento difensivo del difensore del San Basilio che manda la palla oltre l'out di destra, Paparo. Sull'out di sinistra, Vilmercati prova a metterla in mezzo. Pallone finisce poi tra i piedi di Puzzioli, che va con calma da De Palma, che allarga sulla sinistra. Ritorna da De Palma, il fulcro del gioco del San Basilio. Buona azione del San Basilio, che arriva con una manovra fluida nei pressi dell'area della Luis. È buono però l'intervento del giocatore della Luis che con un buon ripiegamento difensivo protegge il pallone che scorre oltre la linea di fondo campo. Vescio, Baldini, Mottola si fa vedere basso questa volta per ricevere il pallone. Paparo, Vilmercati, ancora da Paparo che riesce a metterla in mezzo ma trova l'opposizione di un difensore del San Basilio che spazza senza problemi in rimessa laterale. Agostino, Rotondi, Baldini, a una decina di metri di spazio li prende prima di riandare da Mottola. Il numero 8, Ficchi, che allarga sulla destra per Paparo. Paparo prova ad andare con il destro, il tiro viene ribattuto dalla difesa del San Basilio. Non c'è il fuorigioco, quindi può continuare l'azione della Luis con il pallone che arriva in mezzo, è sicura l'uscita di Valente. Valenzi, però ne va sull'out di sinistra, non viene servito, lo scatto in profondità di Puzzioli. Cambio di gioco questa volta sulla destra per il numero 2 che viene anticipato da Rotondi che però non riesce a stoppare il pallone, rimessa laterale per la squadra ospite.
Rossi, Bernabei, pallonetto e se ne va. Bernabei la rialza, passaggio però errato e Baldini può ricominciare con una rimessa laterale. Baldini la mette in mezzo per Agostino, che serve a Ficchi. Paparo prova a lanciare lungo, ma il passaggio è intercettato. Non riesce a creare occasioni pericolose la Luis, nonostante la superiorità numerica. Rotondi. Gianandrea. Ancora da Rotondi. Fa scorrere il pallone e lo riesce a tenere in campo, servendo il numero 11 Agostino, che con l'esterno destro va da Mottola, che preferisce andare centralmente da Ficchi. Ficchi allarga sulla destra per Paparo, che va in sovrapposizione lasciando il pallone a Vilmercati, che la prova a mettere forte in mezzo, ma ancora una volta la difesa del San Basilio respinge e può partire adesso in contropiede. È ottimo l'intervento di Gianandrea, che riparte palla al piede, servendo poi sulla destra Paparo, che è uno contro uno. Paparo la mette in mezzo, il pallone non passa neanche questa volta per l'ottima copertura dei difensori bianchi. Attenzione, inserimento di un giocatore del San Basilio che può partire in contropiede, il numero 7, Tolli, non riesce a raggiungere il pallone, Baldini spazza. Sbaglia poi l'intervento, quindi il pallone ritorna a Tolli, che serve benissimo Puzzioli, attenzione Puzzioli! Sigla il gol del 2-0, ottimo l'impatto del neoentrato Puzzioli, che prima ha servito l'assist per il primo gol del San Basilio e poi addirittura fermato il gol del 2-0. Siamo al 20° minuto e il San Basilio è in vantaggio per 2-0. Rotondi, Baldini, Agostino, che viene a ricevere il pallone vicino alla linea della metà campo. Ficchi, Paparo, va da Vilmercati, che questa volta crossa bene in mezzo per l'intervento di testa che non arriva del numero 18 Gazzo. Va a rilancio Righi, cercare Puzzielli, Mottolaci, prova a servire proprio compagno di squadra. Buona Veronica di Ficchi, che va da Paparo. Scambio con Vilmercati, che prova a ricrossare di sinistra in mezzo sul secondo palo. Il pallone però viene stoppato male dall'esterno sinistro della Luis, che non riesce a rimetterla in mezzo. Arrivato il lancio lungo di Righi a cercare il solito Puzzielli, che non ci arriva. Si gira bene Agostino, servendo Ficchi, che si appoggia da Paparo sulla fascia destra. Paparo prova il passaggio all'indietro, rischioso, ma Vilmercati salta un uomo. Pallone arriva in mezzo all'area di rigore, sbaglia però allo stop l'attaccante della Luis e Valente si salva bloccando la sfera. Lancio lungo di Valente a cambiare il gioco, ma Paparo capisce tutto e intercetta. Sbaglia però il passaggio.
Alice, sei pronto? Gian Andrea. Cambia gioco sulla sinistra per Baldini, che porta avanti il pallone con il destro prima di appoggiare al numero 11 Agostino. Agostino ritorna da Ficchi. Ficchi da Vilmercati. Sempre sulla fascia destra si sviluppa l'azione della Luis con Vilmercati che salta un uomo e appoggia Paparo che prova a crossare in mezzo, ma il tiro è contrastato. Quindi contropiede adesso per il San Basilio, che riparte con la buona progressione di Tolli, che serve Valenzi, che lancia lungo per Puzzielli, che ha spaccato in due la partita. De Palma subisce fallo, il numero 7 Tolli si riprenderà con una punizione in favore dell'Atletico San Basilio e siamo alla metà del secondo tempo. Arriva il lancio lungo intercettato, Baldini interviene bene e serve Agostino, che scarica centralmente per Mottola, che prova a lanciare lungo per la corrente numero 5, che si gira bene Vilmercati per servire poi il proprio attaccante, che di destro incrocia, ma è buono l'intervento del portiere che salva il pallone. Rimessa laterale per il San Basilio che lancia lungo. Interviene Ficchi che la rispedisce in fallo laterale. Puzzioli sbaglia lo stop, ma riconquista la palla il San Basilio con Bernardi. Baldini appoggia per Gian Andrea, il passaggio è leggermente fuori misura, ma Gian Andrea con il destro ritorna da Paparo, che ha molto spazio a disposizione, molto campo a disposizione, e prova a servire Vilmercati che si gira con una spallata, riesce a vincere il primo contrasto, a guadagnare una rimessa laterale. Appoggia per Ficchi, ancora da Vilmercati, anticipato dall'intervento di Ciotoli. Paparo. Gian Andrea. Passaggio a raso terra nei pressi di Baldini. Si gira Mottola. Prova un break personale, trovando poi sulla destra numero 18 che prova a metterla in mezzo, ma il colpo di testa dell'attaccante è fuori misura. Ancora Righi. Palla finisce centralmente a Puzzielli, che colpisce di testa cercando di servire il numero 7 Tolli, ma non ci riesce. Gli ritorna comunque il pallone. Puzzielli, stop di Suola. Buon numero, se ne va in mezzo a tre. Puzzielli, prima di servire De Palma, che riesce a saltare anche lui un uomo. Transizione offensiva per il San Basilio, con De Palma che porta avanti il pallone prima di scaricarlo all'indietro. Puzzielli, stop al pallone sbagliato. Baldini. Gazzo. Prende tutto il campo, troppo, e si trascina la palla sulla fascia sinistra, oltre la linea laterale. Valenzi prova a girarsi e subisce fallo.
parte da Valenzi che cambia il gioco cercando sulla sinistra il proprio compagno di squadra che stoppa bene e serve sulla stessa fascia il numero 5 Ciotoli che commette fallo per cercare di recuperare il pallone. Gian Andrea velocemente da Baldini, deve alzare il ritmo la Luis se vuole sperare di raggiungere il pareggio. Arena, pallone però torna a Gian Andrea che scarica da Paparo. Ficchi, numero 2 Rotondi, serve Baldini che rientra con il destro, cross in mezzo sul secondo palo, è attento Bernabei che respinge e spazza alla fine la difesa del San Basilio mandandola in rimessa laterale nell'altra metà campo. Poco più di un quarto d'ora alla fine. Rotondi, Mottola, sovrapposizione intanto di Baldini mentre Agostino prova a rientrare con il destro. Agostino serve dietro ancora per Mottola, campochino di spazio, prova a tirare ma trova l'opposizione di un difensore del San Basilio. Intanto c'è il fuorigioco del numero 18 Gazzo, si riprenderà ancora con una punizione per il San Basilio. Righi a cercare i Puzzielli. Gazzo appoggia dietro per Baldini. Gian Andrea porta il pallone con il destro ma viene pressato molto bene dal numero 2 Rossi che lo costringe ad allargare ancora su Paparo che trova bene però Vilmercati che non riesce a dribblare il difensore del San Basilio che manda in rimessa laterale. Anzi no, l'ha salvata il giocatore del San Basilio che può adesso provare a ripartire in contropiede con una buona transizione offensiva. De Palma che si gira, recupera bene Gian Andrea che ritorna da Vescio che dopo un paio di tocchi torna da Rotondi, serve in profondità il numero 18 Gazzo che non sfrutta la sovrapposizione di Baldini ma ritorna centralmente da Ficchi che cambia gioco verso Paparo. Paparo la prova a mettere in mezzo alla tre quarti, il pallone ancora una volta respinto dagli ottimi difensori del San Basilio. Vai Davide, scatta! Buona progressione del giocatore del San Basilio che la mette in mezzo per Puzzielli che stoppa di destro e lascia la corrente Tolli che serve di nuovo Puzzielli. Puzzielli fermato dal buon intervento di Paparo in scivolata, torna poi sul pallone il numero 18 che serve verso il centro un proprio compagno di squadra che apre troppo il piatto e non riesce a concludere verso la porta. Baldini, Mottola, Paparo, Ficchi, buona questa volta la manovra della Luis che allarga sulla destra per Vilmercati che salta l'uomo, la mette poi in mezzo, il pallone viene spizzato e ancora una volta arriva la respinta dei centrali di difesa del San Basilio. De Palma lancia nello spazio a cercare Puzzielli, anticipato da Rotondi che serve Vescio che di prima la restituisce a Gian Andrea che va da Mottola che scarica sul numero 18 Gazzo. Mottola, Mottola prova anche lui a cambiare gioco verso Paparo ma il pallone è troppo centrale, viene ribattuto da Valenzi. Ficchi, si chiude un triangolo con Ficchi, che però non riesce a riprendere il pallone. Riconquista la palla la Luis, con Paparo sulla destra, che prova a crossare in mezzo, il pallone passa, altra respinta. E questa volta il pallone viene spazzato. Nell'altra metà campo, sbaglia lo stop il difensore della Luis, rimessa laterale per il San Basilio.
ultimo cambio in casa Luis, esce il numero 9 Arena ed entra il numero 15 Guadagno. Gianandrea respinge di testa verso Paparo che di tacco sbaglia lo stop. De Palma si gira in mezzo a due e riconquista il pallone. Ancora De Palma con calma. Subisce il fallo in ritardo del centrocampista della squadra rosso-blu. Punizione in favore del San Basilio. Riprende il gioco dopo che De Palma è riuscito a rialzarsi. Paparo trova lo stop. Serve Gianandrea che viene però pressato da Pozzielli e cambia gioco in maniera abbastanza imprecisa. Recupera però Rotondi che sale palla al piede con il destro prima di servire il numero 10 Mottola che rientra. Baldini. Mottola. Mottola con un po' di spazio, fa servire centralmente, ma è buono l'intervento. È numero 8 di Tommaso che fa finire il pallone tra i piedi di Ciotoli che lancia verso il numero 7. Ancora una volta l'intervento dei difensori della Luis è impreciso e altra rimessa in gioco in favore dell'Atletico San Basilio in vantaggio per 2-0 a 10 minuti dalla fine. De Palma prova il lancio in profondità verso Puzzielli, uno contro uno, Puzzielli trova il gol del 3-0, assist e doppietta per lui, davvero una giornata memorabile per l'Atletico San Basilio. Zero-3, partita in cassaforte, meno di 10 minuti alla fine. Vediamo se la Luis riuscirà almeno a trovare il gol della bandiera. Cambio di gioco verso Vilmercati che stoppa, passa in mezzo a due, subisce fallo. Punizione al limite dell'area per la Luis. Thank you.
Fischia l'arbitro, parte Vilmercati con il destro, respinto dalla barriera. Può addirittura ripartire ancora con Tolli il San Basilio. Buono spunto di Tolli che si appoggia poi da Puzzielli, che ritorna dal centrocampista centrale. De Palma si gira, viene contrastato da Mottola, che va centralmente a Fichima, il passaggio è fuori misura. Valenzi, Paparo, Baldini, stoppa con l'esterno e anche con l'esterno serve il numero 11, Agostino, che sulla fascia sinistra prende campo, rientra verso il centro, se ne va in mezzo a due, Agostino la mette dietro e guadagna un calcio d'angolo. Tanto cambio per la squadra ospite, che sostituisce il numero 7 Tolli, autore di una buona prestazione. Calcio d'angolo, parte il giocatore della Luis che la mette in mezzo, ennesima respinta dell'Atletico San Basilio. Ficchi, centralmente Ficchi, torna la Mottola che di prima prova a trovare in profondità un suo compagno che non ha capito però il passaggio di Mottola, rimessa dal fondo per Valente. Come sempre se ne occuperà Righi, che con il destro lancia verso la fascia destra a cercare il colpo di testa di Puzzielli, che stoppa bene, protegge il pallone di tacco, riesce anche a guadagnare una rimessa laterale. Poco più di 5 minuti alla fine della partita, che ormai non ha più molto da dire. Puzzielli si gira bene ancora, questa volta però perde il contrasto con Rotondi, che ha commesso fallo. Lancio lungo ancora verso Puzzielli, che stoppa il pallone in area di rigore. Puzzielli cerca la tripletta, Puzzielli! Puzzielli trova la tripletta personale. Un secondo tempo fantastico per il numero 18, che realizza il 4-0 per il San Basilio. De Palma, rilancio di esterno destro di Bernabei a sventare pericoli maggiori. Provano a cercare ancora una volta in profondità Puzzielli, l'incubo della difesa della Luis, con Gian Andrea che rischia il disimpegno prima di ritornare da Pescio. Gian Andrea, Rotondi, va sulla sinistra da Baldini, ma il passaggio è fuori misura, troppi errori per la Luis, che non è riuscita mai a costruire un'azione pericolosa nei pressi di Valenti. Rilancio di Valente, che trova però l'interdizione del numero 11 Agostino, che se ne va sulla fascia sinistra, fermato ancora una volta dall'ottimo Bernabei, che non ha sbagliato un colpo quest'oggi. Valenzi,
triangolo che si chiude, riescono ad andare centralmente da De Palma, che d'esterno esagera. Quindi buona possibilità per il numero 15, Guadagno, che va sulla linea di fondo, la mette dietro. Ottima interdizione del centrale difensivo in maglietta bianca Di Tommaso, appoggia dietro per Bernabei, che ritorna da Di Tommaso. Valenzi va al lancio per Puzzielli, che viene anticipato da Rotondi. Valenzi. De Palma. Puzzielli. Sbaglia lo stop, ma il pallone giunge comunque tra i piedi di un suo compagno, Di Tommaso. Rossi. Ancora Rossi. Trova centralmente il numero 4 Valenzi, che va anche lui centralmente per l'inserimento del numero 8 Di Tommaso. Il passaggio è leggermente troppo lungo, si rimane sul punteggio di 0-4 per il San Basilio. Paparo va da Vilmercati, che serve il numero 18 Gazzo, che ha molto spazio a disposizione. Gazzo prova la puntata, che non crea nessun problema a Valente, che controlla l'uscita del pallone. Poco più di un minuto alla fine della partita. Corrighi pronto a battere una rimessa da fondo campo sullo 0-4 per il San Basilio. Rossi, De Palma. Serve ancora l'inserimento di Puzzielli, che stoppa bene, ma viene anticipato poi dall'interdizione di Rotondi. Batte la rimessa Valenzi. Di Tommaso si gira con il destro, Di Tommaso va da solo e subisce l'intervento falloso di Rotondi. Punizione poco fuori dall'area per il San Basilio. Valenzi, che serve vicino a Di Tommaso, che la prova a mettere di sinistra in mezzo ancora per Valenzi. Intanto arriva il triplice fischio dell'arbitro, che sancisce la vittoria del San Basilio per 0-4. La Ruiz non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per più di 70 minuti. Il San Basilio così sale a 13 punti in classifica, mentre la Ruiz resta inchiodata a quota 8.